come battezzati abbiamo la responsabilità di sentirci parte di quest'opera missionaria. Il battezzato non è colui che ha ricevuto un dono e se lo tiene per sé. Il battezzato è colui che, avendo ricevuto un dono, lo mette già a disposizione degli altri. Quindi in questo senso anche battezzati e inviati. Secondo me la missione è un campo di sperimentazione, è sempre stata in qualche maniera un luogo dove si intercettano temi nuovi, sfide nuove, dove si elaborano anche delle idee nuove. In qualche maniera io lo considero un laboratorio per la Chiesa, e se guardo la storia del cristianesimo mi viene da dire che grazie alla missione la Chiesa si è autocompresa gradualmente, si è arricchita di nuove idee e si è mantenuta in qualche maniera anche autocritica anche verso se stessa, e credo che questo sia proprio il mandato, lo scopo di ogni azione missionaria, compresa quella dei Fidei Donum, al di là che poi si sviluppi in zone geografiche diverse o in momenti storici diversi. Ero uno stregone, ma grazie all'esempio dei miei vecchi genitori, senza essere forzato dal missionario, sono diventato cristiano. Nella religione animista bisognava offrire galline e maiali agli spiriti. Non era facile. Da 40 anni sono cristiano, ho tanta serenità e sono orgoglioso di essere figlio di Gesù. Oggi ci sono moltissimi Karen da tutti i villaggi che diventano cristiani. Ben cattolico, no? Mi chiamo Verachai e sono cattolico. Vivo qui e mi prendo cura della Chiesa. La fede me l'hanno trasmessa i miei genitori. Sono catechista perché penso che il miglior modo di servire il Signore sia quello di aiutare i cattolici e i non cattolici. Ho studiato 2 anni per diventare catechista. Mi sento un piccolo strumento del Signore che aiuta nella fede coloro che ne hanno bisogno. Assieme ai fedeli abbiamo costruito la Chiesa, che ci permette di ritrovarci per la preghiera comunitaria. Ci ritroviamo a pregare una volta alla settimana, mentre la messa ce l'abbiamo una volta al mese. Buonasera, ben trovati. Abbiamo iniziato questo nuovo appuntamento di Battezzati e Inviati, queste trasmissioni speciali per seguire questo mese straordinario della missione, con la storia di questa sera, ovvero Battezzati e Inviati in Thailandia. L'abbiamo voluto iniziare già entrando nella storia che racconteremo oggi, perché l'obiettivo di queste trasmissioni è quello di raccontarvi delle testimonianze, di farvi toccare davvero con mano, o meglio con gli occhi, quelle che sono le tante storie molto umane e anche soprannaturali delle tante persone che scelgono l'avventura della missione. Grazie ancora una volta a Don Giuseppe, che è qui insieme a noi, il direttore della Fondazione Missio, che appunto insieme cerchiamo di raccontare la missione di oggi, che cosa, com'è cambiata e quanto bene sta facendo al mondo e anche a noi. E vorrei riprendere quello che ha detto il Cardinale Filoni. La fede è un dono da condividere, non posso tenermela per me, dice. Ma mi ricongiungo dalle parole del Cardinale Filoni alle parole scritte da Papa Francesco nel messaggio per la giornata missionaria mondiale, che tra l'altro si celebra proprio in questi giorni. E il Papa dice: questa vita divina non è un prodotto da vendere. Noi non facciamo proselitismo, mi piace questa sottolineatura, ma questa vita divina è una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare. E mi piace moltissimo questa sottolineatura, proprio alla vigilia della giornata missionaria mondiale. Che cosa vuol dire tutto questo? Il proselitismo è voler in qualche maniera aumentare il numero degli adepti, cioè convincere le persone a diventare cristiani perché dobbiamo essere tanti. Non è così. Non è così. La missione non è opera di convincimento. Papa Francesco dice più volte che la Chiesa è testimone più per attrazione che per convincimento. Se noi siamo persone veramente di fede vera, di fede convinta e vissuta,
la nostra vita che diventa attrazione, che diventa interessante. Quante volte mi sono sentito dire in missione, ma tu che vivi in quel paese che noi vediamo nelle telenovelas, no? Quel paese così, dove si sta troppo bene, chi te l'ha fatto fare di lasciare là e di venire qua a vivere nella nostra miseria? Chi te l'ha fatto fare? Questa è la domanda che attrae. Chi te l'ha fatto fare? E questa fede che noi abbiamo ricevuto come un dono, ed è un dono che è molto più grande di noi, molto più grande della nostra vita, e non ci sta dentro nel nostro piccolo vaso, trasborda. Questa fede che trasborda diventa attrattiva. Ed è questo lo stile missionario vero di cui Papa Francesco si parla. Non si tratta semplicemente di aumentare il numero dei cristiani, di convincere la gente, a, magari anche a forza, ad essere cristiana, ma semplicemente di vivere la nostra fede, quella abbondanza di doni che abbiamo ricevuto da Dio, e questo diventa attrattivo. Qualcuno ci chiede, posso essere anch'io discepolo di Gesù? E allora lì comincia il percorso della fede cristiana. Ma perché ci viene chiesto? Perché ci viene proprio chiesto, richiesto, sì. Cioè diventa una necessità. Diventa una necessità, diventa un voler godere della stessa ricchezza di cui noi siamo, che non è la ricchezza materiale, certamente. Un'altra cosa che in questo inizio video abbiamo visto è un'altra considerazione sulla missione, lo dice Don Attilio De Battisti, che la missione è quasi un campo di sperimentazione. Che cosa vuol dire? Ci faccia degli esempi concreti. Beh, pensando alla Chiesa dell'Asia, che è una Chiesa che vive in realtà culturali molto diverse dalle nostre, la grande sfida là è quella del dialogo. Del farsi capire, in fin dei conti. No, ma proprio del mettersi in dialogo con una cultura che è molto lontana dalla nostra, mettersi in dialogo con una religione che è molto lontana dalla nostra, e l'aspetto proprio del dialogo, dialogo interculturale, dialogo interreligioso, dialogo. E in questo senso, quando ci si mette in dialogo, bisogna essere disposti non solo col desiderio di farsi capire, ma disposti anche a capire l'altro e accogliere nell'altro cose che noi non aspettavamo, che non appartengono alla nostra storia, cose belle, positive, che sono significative dell'altro per noi. In questo senso diventa un campo di sperimentazione, perché la Chiesa, il Vangelo, il missionario si mettono a confronto con culture, religioni, con mentalità diverse che vengono non ad impoverirci, ma ad allargarci gli orizzonti. Allora allarghiamoceli anche noi andando a vedere un altro brano di questo video e poi torniamo in studio per parlarne ancora un po' insieme. Battezzati e inviati in Thailandia assume una prospettiva particolare in quanto in questo paese la stragrande maggioranza è buddista, quindi il battesimo è un traguardo molto importante, è una prospettiva di tante persone, soprattutto la gente dei monti, che desidera incontrare il Signore per poi fare sì che la vita del Signore in loro sia una forza per andare agli altri. L'annuncio di Gesù Cristo libera loro dalla paura. Proprio ieri abbiamo incontrato una nuova famiglia, siamo andati a benedire la casa di una nuova famiglia che ha deciso di intraprendere la strada di preparazione al battesimo e ha deciso di conoscere di più Gesù Cristo. Tutta la comunità si è riunita e lì si è svolta una liturgia semplice di liberazione proprio dagli spiriti. Ecco, allora che abbiamo benedetto la casa, abbiamo benedetto quelli che erano gli strumenti che una volta utilizzavano per sacrificare agli spiriti, abbiamo benedetto gli animali che erano riservati agli spiriti, siamo andati a benedire i campi per scacciare le paure dalla loro vita, e questo è proprio il messaggio del Vangelo, un messaggio di liberazione che porta ad essere, a vivere da protagonisti senza paure e ad essere liberi. Il nostro mandato di missionari è proprio quello di favorire
ancora oggi questo spazio di ricerca, questa sperimentazione. Noi missionari spesso siamo considerati dei punti di riferimento per chi vuole entrare magari in punta di piedi, vuole approcciare queste culture, queste realtà nuove, facendolo con i nostri occhi, a partire dalle nostre esperienze, dai nostri tentativi di inculturazione. Coloro che vivono la vita da battezzati desiderano che anche attorno a loro tutto parli di Dio, e certamente la creazione parla di Dio. E in questo vediamo come qui in Thailandia molte volte la creazione non è rispettata, quindi le attività che noi facciamo, oltre a quello dell'evangelizzazione, è anche quella della promozione umana. In quanto cattolici incontriamo gente di varie credenze religiose e noi abbiamo il dovere di esternare il nostro amore per Dio e di aiutarli ad amare il creato, che riflette l'immagine di Dio. Essere testimoni della nostra fede in Dio vuol dire, ad esempio, sensibilizzare a non utilizzare più fertilizzanti chimici nelle coltivazioni, prendersi cura di se stessi, avere coscienza della propria dignità, aver cura della propria salute, della famiglia, della natura. Sono tutti segni che parlano di Dio. L'atteggiamento che dobbiamo avere è di ascolto reciproco, perché anche l'abitante di un piccolo villaggio sperduto in mezzo ai monti ha una sua sapienza, un'esperienza, una cultura che richiede di essere valorizzata e rispettata. In questo pezzo si parlava del Vangelo che libera le paure. Colpisce il fatto che questo sacerdote, Don Raffaele Sandonà, dice che va a liberare dagli spiriti, va a liberare, va a dare delle benedizioni alla terra. Mi colpisce questa cosa perché è talmente lontana dal mio modo di vivere, razionale forse troppo, e d'altro canto l'immagine che con la benedizione, con questi gesti che per noi oramai sono diventati una routine, invece là hanno un valore maggiore, liberano quasi dalla paura. Io capisco meglio quello che Don Raffaele ha detto, perché nel 2009 sono stato là sul posto e anche a me ha colpito molto questo aspetto. La gente, soprattutto sulle montagne, no? La gente anche più semplice, dal punto di vista anche della formazione, della cultura, vive piena di paure. E queste paure le immagina come delle minacce che ci vengono da spiriti. Cioè, nella loro mentalità, nella loro cultura, ogni cosa che ci circonda ha un suo spirito. L'albero ha il suo spirito, il terreno ha il suo spirito, tutto ha un suo spirito, e sono spiriti che in certo senso sono anche un po' superbi, diciamo, no? E non devi scomodarli troppo perché si vendicano. Mi dicevano, quello che va sull'albero a prendere il miele, perché là c'è un favo di miele, prima di andare sull'albero a prendere il miele deve fare tutta una serie di cerimonie per ingraziarsi lo spirito dell'albero, perché se non lo fai, quando sei su, quello ti butta giù e ti fai del male, perché si vendica, non hai rispettato il suo territorio, non hai rispettato la sua identità, eccetera. Questo è vedere spiriti, ma in genere spiriti minacciosi. Mi diceva il missionario, quando sono stato là, un catechista che diceva al suo villaggio: ho conosciuto uno spirito che voi non avete conosciuto, è uno spirito buono, non minaccia nessuno, anzi, ma anche noi vogliamo conoscere questo spirito. E lui ha cominciato a parlare dello Spirito Santo. E da lì parte praticamente. Il primo annuncio lì è cominciato proprio in una maniera molto strana, perché normalmente non si parte dallo Spirito Santo, ma lì è cominciato esattamente dallo Spirito Santo, uno spirito buono, uno spirito che ci aiuta, uno spirito che ci viene in soccorso, uno spirito consolatore, uno spirito... Ed è meraviglioso. E io ricordo quel villaggio è diventato tutto cristiano, e mi raccontava il missionario quel giorno in cui per la prima volta sono entrati nel cimitero. Normalmente non entravano al cimitero perché è pieno di spiriti che fanno paura. Ma quando sono entrati al cimitero a mettere le croci sulle tombe e dire qui siamo accompagnati dallo spirito buono, no? Quello giusto, lo Spirito Santo, e andiamo a visitare il cimitero, è stata quasi una liberazione. Proprio la gente non era mai entrata in quel cimitero perché aveva un sacco di paure, e invece la fede nello Spirito Santo li ha liberati da queste paure.
Bella questa sottolineatura, sicuramente ci rimane impressa. Dalla Thailandia volo dall'altra parte, volo in Amazzonia. In questi giorni stiamo vivendo il sinodo dell'Amazzonia, se ne è parlato tanto prima, c'è stata una grande attesa e ora lo stiamo vivendo. Anche qui un altro mondo ben lontano dall'Europa che viviamo noi, però un mondo da salvare. Cioè all'interno di questo mese missionario cade anche un appuntamento di una grossa portata, tanto atteso e voluto fortemente dal Papa, il Sinodo per l'Amazzonia. Il Sinodo dell'Amazzonia, credo che in questi giorni ne abbiamo preso coscienza, non è un sinodo ecologico nel senso più laico del termine. Molti detrattori parlano di questo interesse per la madre terra che diventa divinità, non è questo no, non il è questo, concetto? Non è questo. E, intanto la madre terra è creatura di Dio e ci è stata data in custodia. Se leggiamo bene il primo capitolo della Genesi e il secondo, è chiaro. Noi abbiamo una responsabilità nei confronti della Madre Terra e se questa responsabilità non viene assunta seriamente, noi tradiamo il mandato di Dio. Quindi non è proprio così estraneo il discorso ecologico da quello che è la nostra fede. Ma il Sinodo non ha solo una preoccupazione della Madre Terra, ha la preoccupazione di quei figli della Madre Terra che vivono in quella regione e che non hanno rispetto, non ricevono rispetto, non hanno quelle condizioni di vita di cui hanno diritto. E quindi il Papa Francesco si parla dell'Amazzonia, ma dell'Amazzonia come paradigmatica. Nell'Amazzonia noi stiamo distruggendo la madre terra, ma stiamo distruggendo anche una umanità che la vive. Ed è quello che sta succedendo un po' dappertutto, in tutto, certo. Il mondo, in tutto il mondo. Allora dice, se noi proviamo a pensare come Chiesa, come arriviamo a rispettare questa terra, questo polmone verde. Questo polmone verde, ma insieme quella umanità che ci vive dentro, questo ci può aiutare a vivere come Chiesa missionaria in tutta la sua dimensione universale, una Chiesa che salva l'umanità nella sua integralità. Di fatto Papa Francesco parla chiaramente nella enciclica Laudato Si di ecologia integrale. Non di ecologia e basta, ma di ecologia integrale, che intende anche la salvezza dell'uomo. E potremmo anche dire che è un campo di sperimentazione concreta. Esattamente come si diceva, la missione è un campo di sperimentazione. L'Amazzonia è un campo eccezionale di sperimentazione e in questo senso il Sinodo avrà un messaggio fortissimo da dare non solo per l'Amazzonia ma per tutta la Chiesa. Andiamo a proseguire il nostro viaggio in Thailandia, torniamo dall'Amazzonia, andiamo in Thailandia e proseguiamo questo nostro viaggio. Il mondo è così, è mal spartito, cioè si parla nel Vangelo, no, della disonesta ricchezza. Disonesta vuol dire iniqua ricchezza, no, non equa, è mal spartita. E questo succede nel mondo, succede da tutte le parti. Diciamo che qui è proprio palesemente accostato. Cioè basta scendere e attraversare la strada e trovi una disparità grandissima, ecco, di situazioni culturali, di livelli economici, di situazioni di vita, di comodità. Ecco, e tutto questo dà intanto così lo stimolo ad una grande umiltà. È impossibile capire questo mondo, come capire il mondo, e c'è bisogno concretamente di mettersi all'ascolto, di cominciare a imparare la lingua, ad avere confidenza con le persone e farsi raccontare, sentire le storie, com'è la vita e come loro sentono la loro vita, che non è così scontata. Penso che i missionari ancora oggi siano un po' come le teste di ponte delle nostre chiese, delle nostre facoltà, dei nostri gruppi giovanili, delle nostre anche ricerche di stili pastorali nuovi. Quindi io quasi inviterei a sfruttare maggiormente i missionari per andare con loro in quelle terre dove gli slogan o gli obiettivi o anche le nostre fatiche possono trovare nuove idee, nuovi stimoli, nuove provocazioni e arricchirci, arricchire noi
che siamo già battezzati, arricchire coloro che vivono similmente a noi il bene, anche se non sono battezzati. Essere battezzati e inviati per noi significa riprodurre nella nostra vita l'atteggiamento che aveva Gesù verso le persone ammalate e nel bisogno. Cerchiamo di riprodurre quello che Lui stesso ha vissuto e fatto con le persone bisognose di aiuto. Portiamo questo messaggio di Cristo e lo implementiamo in queste persone, nei piccoli. Tutti siamo inviati, sotto tutti i punti di vista, prima di tutto con la partecipazione della preghiera, poi con la partecipazione anche attraverso il contributo per sostenere l'opera di evangelizzazione, terzo con quella solidarietà che dobbiamo sempre dare a questi nostri missionari e catechisti perché sentano che non sono isolati ma hanno dietro di loro una Chiesa che li accompagna. Cardinale Filoni dà tre parole chiave per vivere meglio, per implementare la missionarietà nella Chiesa. Preghiera, sostegno, solidarietà. È giusto, secondo lei? Sì. E in realtà la giornata missionaria mondiale è prima di tutto una giornata di preghiera. È con la preghiera che noi sosteniamo i missionari. È con la preghiera che noi sosteniamo la missionarietà spicciola di tutti i giorni, è con la preghiera che noi sosteniamo la nostra vocazione personale missionaria, battezzati e inviati, ogni battezzato è inviato e con la preghiera ogni battezzato alimenta quel suo invio e quindi quella sua coscienza di essere testimone del Vangelo, missionario, nella situazione in cui vive. La preghiera è il sostegno indispensabile, il primo, indispensabile perché la Chiesa possa vivere la sua missionarietà. La solidarietà perché? Perché di fatto noi viviamo il nostro essere Chiesa in una realtà sociale e anche economica che ci permette una certa autonomia, ma la Chiesa porta il Vangelo anche in regioni dove le condizioni non sono le stesse, dove le difficoltà sono enormi e allora la Chiesa propone quella che è la solidarietà, no? Tra Chiese. E quindi anche la capacità di donare e di sostenere. Io dico, per i progetti sociali ci sono finanziamenti dappertutto. Sì, è vero. Basta fare progetti, è l'Unione Europea, è un'organizzazione, è una fondazione. Ci sono moltissimi organismi che finanziano progetti sociali. Ma l'evangelizzazione, chi la sostiene economicamente, se non la solidarietà all'interno della Chiesa? Io sono stato economo nella diocesi di Bafatà. Avevamo 15, adesso sono diventati 16 preti diocesani locali in un paese che è tra i più poveri al mondo. Come questi preti vengono formati? Chi garantisce la loro formazione? Chi può sostenere il seminario dove loro hanno studiato, dove studiano? Chi sostiene anche la loro vita quotidiana? Mm-hmm. Non hanno il sostentamento del clero, non hanno l'otto per mille, non hanno niente di tutto questo. È la solidarietà della Chiesa universale che può aiutare queste giovani chiese ad avere i mezzi minimi necessari per la loro vita e per l'evangelizzazione. E quindi la giornata missionaria mondiale ha anche questo scopo di creare quel fondo mondiale di solidarietà della Chiesa e per la Chiesa e per tutte le Chiese. E questo è lo slogan. Tutta la Chiesa per tutte le Chiese. In Italia esiste una realtà, lei la conosce bene. Si chiamano POM, io all'inizio mi ricordo, dicevo, è una cosa fatta dalle POM, poi ho capito che le POM è la Pontificia Opere Missionarie. Sì. Che cosa sono? Allora, io sono direttore della sezione italiana delle Pontificie Opere Missionarie, ma le Pontificie Opere sono pontificie universali e sono lo strumento del Papa proprio per garantire quella solidarietà universale. La Pontificia Opera, la propagazione della fede, al nome è un po' vecchio, ma serve la Pontificia Opera per l'evangelizzazione dei popoli, garantisce quel sostegno alle chiese giovani che non hanno i mezzi proprio per sostenersi. Quello che dicevamo prima. La Pontificia Opera di San Pietro Apostolo garantisce il sostegno, l'adozione dei seminaristi, la formazione del clero,
la formazione dei professori dei seminari, okay, la formazione dei rettori dei seminari, la formazione delle madri maestre delle religiose, quindi la pontificia opera. Poi c'è la pontificia infanzia missionaria, che aiuta a evangelizzare i bambini in questa dimensione, in questo respiro universale. Abbiamo fatto un test una volta in un convegno, tutti i missionari presenti a quel convegno avevano imparato a respirare l'universalità della missione da piccoli attraverso l'infanzia missionaria. E sono questo, insomma, sono gli strumenti che il Papa mette a disposizione proprio a servizio della Chiesa per questa solidarietà universale. Grazie, grazie per questi chiarimenti, ne avevamo bisogno, io per prima, ma mi auguro che siano stati interessanti anche per gli altri. Capire che dietro alle parole ci sono anche delle realtà, delle scelte importanti che si muovono da anni e anni per aiutare in maniera concreta e diretta, credo che sia una cosa necessaria. Allora, grazie Don Giuseppe di queste sottolineature e di queste riflessioni che ci ha proposto. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ultima trasmissione di questo ciclo dedicato a battezzati e inviati.